tedesca, avremo bisogno di chiedere indicazioni, per cui ho pensato delle frasi molto semplici che utilizzeranno come punti di riferimento le parole come die Kreuzung, l'incrocio, die Ampel, che è il semaforo, e die Ecke, che è l'angolo. Come vedete sono tre femminili. Poi avremo bisogno di dire immer gerade aus, sempre dritto. Nach rechts, a destra, nach links, a sinistra. Sono proprio le indicazioni di base. Noi ci rivolgiamo a una persona chiedendo bitte, oppure entschuldigung, oppure entschuldigen Sie, scusi, wie komme ich zum, come faccio ad arrivare al? Adesso qui ho una scelta tra zum, se è la parola che segue all'articolo der o das, per esempio der Bahnhof, la stazione, wie komme ich zum Bahnhof, o l'aeroporto, der Flughafen, wie komme ich zum Flughafen, oppure un neutro potrebbe essere das Rathaus, Rathaus è il municipio, wie komme ich zum Rathaus, oppure zum Museum. Se invece la parola che mi interessa è il luogo che devo raggiungere ha un articolo femminile di, devo dire zur. Wie komme ich zur Post? Wie komme ich zur Polizei? Come faccio ad arrivare alla posta, alla polizia? Wie komme ich zur Apotheke, la farmacia? Abbiamo tre luoghi abbastanza utili. Allora la persona mi risponderà. Gehen Sie immer gerade aus, sempre dritto, supponiamo, bis zur Kreuzung, fino all'incrocio. Die erste Straße rechts ist die Goethestraße. Da liegt die Post. Allora, vada sempre dritto fino all'incrocio, die erste Straße rechts, la prima strada a destra è la via Goethe, ist die Goethestraße, da ist oppure da liegt die Post, die Bank, quello che è. Oppure potrà dire, gehen Sie bis zur Kreuzung, die zweite Straße links. La seconda via a sinistra ist die Schillerstraße. Da liegt das Museum, oppure da ist der Dom. Da ist der Domplatz. Invece per dire all'angolo si dice an der Ecke ist die Bank. All'angolo c'è la banca. Quindi, ricapitoliamo un attimo, perché stiamo usando le preposizioni che è un terreno minato. Allora, gehen Sie bis zur Kreuzung, vada fino all'incrocio. Dann, poi, die erste Straße rechts, oppure die zweite Straße links, oppure die dritte Straße, come volete, rechts o links. Da ist, oppure da liegt, lì c'è, lì si trova, e qui è soggetto, va in nominativo, der. Oppure di post, oppure di apoteche. Possiamo anche naturalmente dire by the Ampel rechts sehen Sie die Apotheke piuttosto che die Bank, eccetera. By the Ampel al semaforo sehen Sie, vede lei vede il luogo che ci interessa. Potrebbe anche essere che la spiegazione fosse troppo complicata. Se le spiegazioni che ci danno dovessero essere troppo lunghe, potrete sentire la frase Fragen Sie nochmal, Fragen Sie, chiedete, dann fragen Sie nochmal, poi chiedete un'altra volta, perché il tragitto è troppo lungo. Allora, viel Glück, tschüss!